Di Maio sono passati dallo scontro politico al turpiloquio. Per esempio, i 5 Stelle dicono al leader della Lega, chiedo Venia alle spettatrici e spettatori, chiedono al leader della Lega di tirare fuori le palle. Salvini li invita a tapparsi la bocca. Tutto questo passerà senza lasciare traccia. Ma vediamo, insomma, lo scontro tra i due non è certo sul, sul linguaggio. Eh, turpiloquio. Vuol dire letteralmente un eloquio turpe, e, ma l'eloquio turpe è, è diffusissimo, è universale è diventato. È turpe nel senso latino il colloquio normale nel web, cioè laddove il linguaggio è semplificato ai minimi termini, laddove il linguaggio è battuta, è slogan. È, e eh, eh, I like o oh, ti odio, eccetera, eccetera, quello è un linguaggio turpe. E questo governo e i suoi rappresentanti sono una, un esempio universale di linguaggio turpe. Anche quello di Trump è un linguaggio turpe nel senso latino di turpis. Ma lei le sta tranquillo? Eh, che, diciamo, no, non sono affatto istruzioni. tranquillo perché quando, quando si fa strami di un linguaggio. Si fa strame di un pensiero, di una civiltà, questo è sempre stato così ed è quello che stiamo vivendo. Stiamo facendo strame del nostro linguaggio, dei nostri linguaggi, strame. Massimo Franco, sei d'accordo? Nei governi di coalizione ci sono sempre stati scontri politici anche molto aspri, anche molto, molto duri, ma c'è un salto di qualità in questa volta, in questo caso? Oppure è tutto normale? Beh, c'è un salto di qualità secondo me per due motivi. Primo, per il tipo di cultura politica o sottocultura politica come si vuole che esprimono queste due forze, il Movimento 5 Stelle e la Lega. Secondo, perché a mio avviso non essendoci l'opposizione, un'opposizione incisiva, di fatto si accentua eh, il tentativo di Lega e 5 Stelle di fare maggioranza e opposizione a intermittenza. Io devo dire che sono molto colpito da questo scambio e devo anche aggiungere che penso che dopo le elezioni potremmo essere sorpresi nel vedere, a seconda di come vanno naturalmente le elezioni europee, che queste due forze possano far finta di nulla, come se non fosse successo niente se fosse stata solo sì, una dialettica di tra di loro, mm. perché sì. credo che la cosa sia questa, loro in realtà hanno tutto l'interesse a far capire che tutto il gioco è tra loro due, non c'è altro. Hanno tutte le parti in commedia. E il fatto che i 5 Stelle oggi si sentano molto giù nei sondaggi legittima la loro scelta di sparare fortemente su Salvini. Innanzitutto per intimidirlo. Secondo, nella speranza che il successo elettorale di Salvini alle europee sia inferiore a quello che avevano pensato, perché soltanto in questo modo pensano che il governo possa andare avanti. Quindi, questi non sono attacchi per far cadere il governo, ma in realtà per puntellarlo in prospettiva. Eh, Mariana Aprile, io in realtà sono abbastanza colpita dal turpiloquio utilizzato dai rappresentanti delle. Istituzioni. Eh, tu che cosa pensi di questo? Anche perché è un linguaggio molto macista, no? molto, molto da maschio duro e puro che le canta eh, a tutti. È quello di Bossi, è quello di Berlusconi? Sì, è, quello, sì, è vero. Cioè, infatti Bossi è stato criticato per anni per il suo cielo-durismo. Eh. No? E no, ma in linea con, uh, con, come dire, con, con tutta l'impronta del certo. governo, eh? dall'inizio che questo governo, da, da, dalla scelta dei ministri, dei sottosegretari e dal, dal recinto in cui è stato messo il femminile. Eh, sia privato che pubblico di questo governo, insomma, non, i toni macisti turbano ma non stupiscono, e, e però hanno un'efficacia un sul breve e sul medio periodo, sul breve perché sull'immediato, perché conquistano titoli, aperture, distraggono molto dai temi più problematici e divisivi che, e, ve, e veramente divisivi tra i due e quindi hanno un'efficacia immediata hanno un'efficacia nel medio periodo perché da una parte rinforzano l'immagine macista che fin dall'inizio della sua cavalcata da segretario Matteo Salvini ha portato avanti ma serve in questo momento anche a Di Maio perché è un ehm, diciamo è, è un modo momentaneo per uscire dalla casella della subalternità Salvini in cui la comunicazione spesso e me per prima colloca uh, Di Maio, cioè il fatto di rispondere a tono a Salvini in qualche modo uh, macizza anche Di Maio che in questo governo sembra sempre un po' la parte debole e la parte subalterna. Allora, eh, professor Cacciari, eh, intanto Maestro Franco diceva che no, anche dopo le elezioni europee scopriremo che... A seconda dell'esito, che in realtà si sono sempre amati e che continueranno ad amarsi no. Salvini e Di Maio. No. Salvini ha detto anche in serata: no, con Di Maio va tutto bene, va tutto bene, eccetera, sì, eccetera. Sì, sì. Ma mercoledì ci sarà un Consiglio dei Ministri in cui eh, si dovrà decidere sulla revoca del sottosegretario leghista Siri. Mm. Qual è la posta in gioco? Ma si, si sa come la penso. Insomma, io penso che vi sia alla fine poi una una dissomiglianza radicale tra queste due... Tra queste due Componenti del governo, insomma, tra Lega e 5 Stelle, ma si arriverà alla crisi non prima di, della vera stretta che sarà ma quando dovrà. che si dimetterà quali... quando. No, può darsi si dimetta o non si dimetta, non lo so, ma comunque il governo non va certo in crisi prima delle elezioni europee, qualunque cosa accada, questo è fuori discussione. Dopo le elezioni europee può esserci lo scenario che diceva prima Massimo Franco, cioè. Uno scenario di rappacificazione se i risultati sono incerti per ambedue, oppure anche uno scenario di radicalizzazione. Comunque non cambia granché, perché quando si arriverà a dover dire la verità sulle cifre, sui conti, in una situazione di gravissima per la nostra economia, per, per le nostre finanze, eccetera, eccetera, lì secondo me non ce la faranno più ad andare avanti. E non so cosa succede, ma non ce la faranno più ad andare avanti. So che Culturalmente, politicamente, come tradizione, una componente fortissima del movimento 5 Stelle, che è in grande sofferenza, guarda e potrebbe guardare ancora di più diciamo, a sinistra, per usare queste categorie. Il destino, il destino è che ci sarà prima o dopo una opposizione a Salvini, a questa nuova destra nazionale di Salvini, che si formerà in un modo o nell'altro. Con 5 Stelle e PD. Questo sarà quello che accade. Mm. Non so quando, ma accade perché è nelle cose, è nelle cose, è nelle cose che Massimo, Di Maio cioè... i 5 Stelle non possono continuare a governare con Salvini. Non sono una componente di destra, 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 come ormai si configura Salvini addirittura parlando dal, 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 dal palco del Duce. Sinceramente io penso che abbiano in comune il fatto di essere. Contro l'establishment. Questa è la cosa che li accomuna molto di più che l'appartenenza alla destra o sì, alla ma fino sinistra. Fino a quando sì, chi è al ma potere può essere sì, contro l'establishment, visto che l'establishment è il suo Beh, stesso. Questo comunque Ormai. questa purtroppo ci piaccia o no, è la realtà di molte forze eh, cosiddette populiste che ci sono in Europa. Quindi oggi credo che se uno dovesse dire si allea poi con la sinistra e il Movimento 5 Stelle, intanto il Movimento 5 Stelle. È un movimento fortemente trasversale, soprattutto come elettorato. Tendenzialmente adesso, ma anche il PD adesso, più trasversale del PD. Eh, tendenzialmente tutti... e piglia tutto, il fatto che molti elettori del PD vadano a votare per la Lega fa capire che evidentemente Appunto. certe categorie vanno un attimo riviste. Credo anche che avevamo già pensato, molti avevano pensato, che questo governo durasse pochi mesi che cadesse prima di Natale, possiamo citare diversi sì, esponenti sì, sì. che l'hanno detto. Ecco, io credo che il patto di potere tra i 5 Stelle e la Lega sia molto più forte di quanto non si pensi mm. e che se loro potranno andranno avanti contro ogni evidenza, perché in realtà io sono convinto che la situazione economica sia molto grave. Non sono sicuro che questo basterà, a meno che non ci sia qualche trauma esterno, a indurre queste forze a prendere provvedimenti che evitino all'Italia un declino ulteriore e conseguenze serie sull'economia.